Buongiorno a tutti. A me il compito del saluto della libreria, ai presenti e ai due ospiti. E subito quello che ti avevo, Roby, siamo amici, quindi mi sono permesso subito, appena arrivato, una missione un po' sconcia con Roby, perché tra pochi minuti celebreremo questo ultimo, recentissimo romanzo di Roberto. La sconcezza dov'è? È che io ancora non ho finito il libro, quindi parlo di un libro che ancora non ho terminato. Se no, vabbè, sono state settimane durissime. Oltretutto queste cattive abitudini sono azioni poco carine che però si adottano di solito, soprattutto con gli amici e le persone care, succede, no Paolo? E anche questa volta mi sono arrogato questa cattiva abitudine. No. Non è questo caso quella terribile circostanza dell'amico che scrive e poi ti tocca leggerlo, no? E quindi la lettura la rimandi sempre, speri di non incontrarlo perché dopo lui ti chiede cosa ne pensi del mio, soprattutto nel primo periodo quando è entusiasta, no? Di aver fatto il libro. No, in realtà qui abbiamo Paolo Teobaldi e Roberto Livi che sono invece scrittori veri. E io di solito in libreria convoco sempre uomini e donne competenti e lascio completamente loro sia la discussione che gli approfondimenti, sia le bibliografie che le biografie, quindi dirò pochissime cose. E naturalmente per tutti noi, per gran parte degli ascoltatori, sapete, no? Questi sono due amici, due veri e grandi amici. E quindi sono esaltato all'idea di raccontare loro, me, i libri, le cose che assieme facciamo anche in questa libreria. E ora adesso mi rivolgo a Roberto Livi. Roberto Livi è una persona gentile, educata, silenziosa, distilla pochissime parole solo se richieste e questa volta con molta morbidezza. Che non lo fa mai, mi ha indicato la sua predilizione, che era quella che fosse affiancato oggi nella presentazione da Paolo Teobaldi. Chiaramente Paolo, in perfetta serenità, ha accettato di lavorare su queste pagine, sulle parole del romanzo di Roberto, e quindi mi permetto di dire, usando un po' di enfasi, una piccola investitura hai ricevuto oggi. Roberto? Eh sì, dai, Paolo. Perché Paolo poi riconosce tanti talenti sia nella vita di Roberto e poi non è cosa che normalmente ne consegue che Paolo identifica anche nella voce di Roberto una scrittura piena, secondo me, di ingegno. Ok, in questi giorni sono ricorso, mentre pensavo a voi due, a delle immagini, a delle metafore tipo staffetta, testimone, investitura. Oggi è il giorno di Roberto Livi, il suo secondo libro per i tipi di Marcos y Marcos. Spero che abbia ancora più fortuna e esiti ancora più fortunati del precedente, che abbiamo, credo, sempre qui. La terra si muove. Se rimane un minuto vorrei raccontare un aneddoto di questo libro, che poi alla fine non è stato un libro che è passato inosservato perché ha vinto anche il premio Procida. Non so con quali esiti per te, però vabbè, andiamo avanti. E ci sono troppi dettagli per intravedere elementi di analogie tra i fatti di vita e tra i fatti dei loro libri. Primo, e non trascurabile, entrambi ancora credo non abbiano fatturati invidiabili per le loro pubblicazioni. Siamo diventati ricchi con i libri. Ancora no, vedo il posto. Entrambi non scrivono a raffica, perché poi, come dice Paolo, scrivere è fatica. Vuol dire cancellare, vuol dire studiare. Entrambi sono pesaresi e, se devo essere sincero, riconosco nelle loro due voci, credo, forse le voci ben più sistemate della narrativa della nostra città. E sono scritture che hanno il sapore di questa città, ma poi sanno parlare anche di cose più grandi. E quindi in questi giorni sono entrato in questo strano gioco
per cercare di trovare analoga identità, ad esempio la musica. Paolo mai si sente distante dalla musica, la conosce e soprattutto apprezza, e qui giro la pagina, incondizionatamente chi suona e chi sa ben suonare. Roberto, una specie di Geppetto, da un pezzone di legno lo termina sto pezzone con uno degli strumenti più misteriosi della musica, che è il clavicembalo. E spesso la bottega di Roberto è lo spazio dove Paolo si intrattiene, spesse volte. E mi pare così, ho sempre la sensazione, come da quasi un ragazzo, non si stufa, io dico, di compiacersi e di stupirsi dei miracoli di questo artigiano, di questi suoi attrezzi, che sono nominati sempre con delle parole che hanno degli etimi così goduriosi, così veri di vita per Paolo, che me lo racconta sempre. Due pesaresi, continuo, e sottolineo anche le origini di due famiglie laboriose e umili, due artigiani come papà, questi non sono dettagli, se poi si pensa anche alle loro scritture. Due pesaresi con una qualità non sorprendente per queste terre, cioè questa ironia sottile ma sempre educata, ho voglia di dire. Due pesaresi con un bel carico di disincanto, non perché, secondo me, privo di illusioni, ma più che altro un po' scettici e soprattutto sempre pronti a limitare volutamente i loro valori, i loro talenti. Cioè, voglio dire, non sono due dannunziani, ecco. Potrei continuare a lungo, sono soprattutto due ottimi scrittori perché sanno tendere gli orecchi, le orecchie origliano, curiosi, storie, aneddoti, fissano le persone, le cose, che poi, dico, sono per me le argille, le miscele dei loro libri che scrivono. Quell'oralità, che ormai quell'attività un po' ormai diventata strana, che loro raccolgono sì da dentro le loro case. Chi passeggia con la bici, chi va a piedi per le vie del centro, e questo spesso, la libreria, è un rifugio, perché poi entrambi leggono anche molto. E per concludere, un po' questa introduzione un po' ruffiana, hanno anche autori che amano allo stesso modo. E adesso un po' di veleno in coda, come si usa fare, e mi rivolgo a Roberto soprattutto. Tutto ciò che ho raccontato finora è abbastanza verosimile, però la vera storia è Teobaldi, no? Questo lo sai, Teobaldi, però se ti impegni, Roby, E allora le ultime parole sono per Paolo, che è un carissimo amico della libreria, e tanti di noi, grazie a Paolo, hanno capito quanto sono delicate le parole, quanta fatica, quanta bellezza contengano. Pesaro vuole bene a Teobaldi, non c'è niente da fare, e soprattutto vuole bene a quegli scrittori verso i quali entrambi si orientano, perché Paolo tanto tempo fa, e mi va di sottolinearlo come ultima cosa, con tanta cura e dedizione ha fatto conoscere agli studenti e ai pesaresi autori come Calvino, Sciascia, Volponi, Rigoni. Qui c'è anche la moglie, ed erano un gruppo di professori con il gusto dei contemporanei. E quando penso a delle cose belle di Pesaro, penso al Mercatino delle Meraviglie, all'Università dell'Età Libera, ma un'altra cosa bella, proprio bella, è stato il gusto dei contemporanei. Quindi la parola adesso la passo ai miei due cari amici e spero che sia una mattinata divertente. Parte Paolo. E grazie. Grazie. Ringrazio tutti. Comunque, insomma, direi di non esagerare. Io, per ridere, proprio non mi piacerebbe l'idea, la sceneggiatina del vecchio scrittore che batte una pacca la spalla del giovane. Mi sembra veramente una cosa impropria, prima di tutto perché poi Livi, cioè io ho 74 anni, ma leggendo Livi ne ha 54, quindi non è un ragazzino che si affaccia
sul mercato editoriale. In più il primo libro, il libro precedente che io avevo letto, che poi mi era piaciuto, ha vinto, come diceva Giovanni, il premio Procida, che è un premio, vabbè, dice un premio minore, laterale. Poi però vai a vedere chi ha vinto il premio Procida nel corso degli anni, vedi dei nomi sempre molto giusti, cioè vuol dire che praticamente la giuria, adesso non so se ci sono dei soldi in ballo, non credo, premio Procida, però è un premietto sempre molto interessante da seguire. Basta, io sono andato a vedere, essendo un caccianaso, sono andato a vedere chi aveva vinto il premio Procida negli anni precedenti, nel 93-94 se non sbaglio, lo vinse Elena Ferrante, la famosa misteriosa. Non so se andò poi a ritirare il premio, non lo so. Comunque insomma, Livi è uno scrittore. Io sono amico suo per una serie di motivi anche molto semplici che Giovanni ha spiegato. Cioè io ho letto il suo libro, il primo mi era piaciuto. All'inizio avevo detto che non ero sicuro di poterlo presentare perché ho avuto degli incontri con il liceo classico e mi sono accorto che avendo una certa età è sempre più faticoso parlare con un pubblico, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto ho letto sto libro, mi piaceva perché la storia è una storia particolare in cui si parla di cucina e si parla di musica. Io come musicista sono vicino allo zero, da ragazzino avevo quasi imparato a leggere le note, poi non praticando più la musica me ne sono dimenticato. Suonicchiavo la chitarra, ma insomma come a molti ragazzi dell'epoca la chitarra serviva anche per così, per fare gruppo, per fare in compagnia, eccetera. Però insomma la musica mi piace immensamente. Non dico che provo invidia, ma qualcosa che è molto, un sentimento molto simile per le persone che riescono a leggere gli spartiti. Io dico, ma guarda, cioè io vedo tutti questi segnettini, non riconosco più se non a fatica le note, e invece vedo questi spartiti, per esempio, complessi, basta prendere una partitura di Bach, dico, ma guarda la miseria. E invece Livi queste cose le fa con naturalezza, non solo, ma praticamente ho visto, frequentando, adesso esagerato, andando sempre volentieri nella sua bottega, che è veramente una bottega incredibilmente ricca di cose, cioè di storie, di strumenti, di legni. Poi naturalmente lui con la sua ironia ti spiega che magari questo legno qui non è legno, ma è magari, adesso butto lì un nome, il cerro della valle non lo so quale, e suona in un determinato modo, mentre questo legno qua, che si chiama abete rosso della Val Sugana, dico un'altra stupidaggine, se voi sentite bene, se tu senti bene, suona diversamente. Quindi io sono rimasto veramente, ho trovato una consonanza con questo scrittore. In più, anche per quanto riguarda la cucina, non è che io sono un cuoco, però avendo lavorato 20 anni all'alberghiero, ho annusato questo lavoro, ho visto, come dire, anche di che lacrime gronda e di che sangue, perché è un lavoro molto 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 difficile. E quando avevo un'ora libera, a scuola capita un'ora libera, io spesso e volentieri andavo giù in cucina a vedere i miei studenti, i quali magari in italiano si sbuffavano, oppure dice Manzoni e Palloso, però Manzoni e Palloso. Poi invece nell'ora di cucina li vedevi contenti, tutti contenti, tutti felici, tagliavano, affettavano, friggevano. E lì mi era venuta l'idea lì all'inizio, con altri colleghi naturalmente, di inventare questo marchio del gusto dei contemporanei, che praticamente era l'idea di invitare uno scrittore, che vabbè, non è certo un'idea che ho inventato io, però di invitare uno scrittore dopo che un gruppo di 20, 30, 40 studenti e professori, dopo che insomma queste persone hanno letto tutta l'opera dell'autore. E i grandissimi scrittori di cui sopra, cioè Calvino, Sciascia, Volponi, Luzzi, l'hanno capito subito, perché non è che tutti i giorni incontri un gruppo enorme, poi, perché erano tutte le superiori di peso, che hanno letto tutta la tua opera. Vabbè, la faccio in breve. Quindi il gusto dei contemporanei come marchio mi era nato praticamente all'alberghiero. All'inizio, se volete una piccola confessione, avevamo anche pensato di offrire allo scrittore delle ricette tratte dai suoi libri. Mi ricordo con Umberto Eco, Il nome della rosa, che esce nell'82, mi pare.
Ci sono due o tre ricette in questo romanzone che racconta, no? E io ho provato con i cuochi, cioè io ho detto ai cuochi proviamo a fare queste ricette, e loro gentilissimamente avevano sì provato, ma non veniva fuori niente, cioè venivano fuori delle, è brutto dire, venivano fuori delle cose immangiabili. Alla fine, poi dopo l'incontro con Umberto Eco, gliel'ho detto, dico, ma professore, mi scusi, queste ricette com'è che non vengono? E lui, mi ricordo, si era messo a ridere e diceva, mica le ho inventate io, mica, cioè aveva fatto dei pastrocchi con dei nomi, va bene. Veniamo a Livi, il nostro scrittore. Voi sapete che oggi i libri, praticamente, diversamente da quando eravamo ragazzini noi, che abbiamo circa 70 anni, i libri si guardano dalle copertine, cioè i libri sono esposti, quindi la copertina è veramente un richiamo notevolissimo, il titolo anche chiaramente, la copertina, e la quarta è anche questa cosa qui che si chiama Bandella. Quindi io ho fatto come tutti, leggo, ho visto la copertina, Roberto Livi, solo una canzone, io mi sono fermato sulla parola canzone, la copertina mi è piaciuta, poi sono andato a vedere, è di una disegnatrice, di una grafica di Zagabria, quindi slavo, come si dice, croata, non lo so, che si chiama Vendic, la quale dichiara apertamente nel suo curriculum vitae che non sopporta le linee rette. Infatti, se voi notate, in questa copertina c'è una specie di serpentina, anche qui, che disegna delle note, e poi forse ci sono altri segnali in più. Però mi ha colpito la quarta, perché se io non sbaglio, poi dopo voglio chiedere a Robby, a Roberto, mi pare che sia identica alla quarta del primo libro, cioè praticamente nel primo libro c'era la stessa quarta, tranne la notizia che naturalmente il libro avrebbe poi vinto il premio Procida, perché all'epoca non lo sapevano. E già dalla quarta si capisce lo stile e anche un po' l'umore del nostro autore. Dice così, Roberto Livi nasce a Pesaro nel 67, quindi bambino non è, perché ha 50 anni e va bene. Frequenta le scuole elementari dall'età di 6 anni, virgola, a causa di un disturbo da deficit di attenzione e dislessia, quindi è come un accusarsi di avere un piccolo handicappino, impara a leggere le prime parole soltanto all'età di 7 anni, punto. Terminate con fatica le scuole dell'obbligo, quindi virgola, licenza come apprendista in una falegnameria dove, tra una lavorazione e l'altra, ha occasione di suonare qualche nota su una fisarmonica di proprietà del falegname capo. Già questo è un mondo che a me ricorda il mondo di mio padre, subito. Durante una di queste improvvisazioni viene notato da un anziano maestro di musica, il quale, virgola, certo di trovarsi di fronte a un genio della tastiera, lo convince a lasciare il lavoro per intraprendere lo studio della musica. Punto e a capo. Dopo 4 anni di studi sotto la guida del maestro, piano, fisarmonica, organo, armonia e contrappunto, il maestro stesso ammetterà di essersi sbagliato. Quindi notate un'ironia sottile, amarognola, che poi ritroveremo per tutto il libro. E molto brevemente, se posso, il libro narra le vicende non sempre allegre di un personaggio che fa il cameriere. Questo personaggio nella prima fase del libro, insomma, il ristorante del personaggio non va benissimo, cioè direi anzi che va proprio maluccio. In più questo personaggio non ama il proprio lavoro, mentre, fra parentesi, io penso che Livi ami follemente il suo mestiere di costruttore di clavicembali. E chiudo la parentesi. Il lavoro va male, il cameriere avanti e indietro ha sempre i piedi doloranti, e credo, insomma, che sia chiarissimo che il rapporto con il personaggio femminile numero uno non è proprio idilliaco, insomma, le storie vanno male. Nella seconda parte del libro compare un'altra figura femminile, della quale il personaggio che dice io, se capisco bene, si innamora o potrebbe innamorarsi. Ma c'è un ma, che praticamente l'ossessione dominante, il pensiero dominante, come dice, la passione predominante, come dice Mozart, di questo personaggio che dice io, che magari non è lui, non può coincidere con lui, con Livi, la sua passione predominante non è la giovane principiante, ma sarebbe anzi
l'idea di inventare, di scrivere, di costruire, insomma, una canzone di quelle veramente epocali, di quelle canzoni che hanno un successo incredibile e che poi, almeno fino a qualche anno fa, segnavano anche la fortuna economica dell'autore, insomma. Io, avendo una certa età, tra queste canzoni metterei, non so, Il cielo in una stanza, io, oppure metterei Sapore di sale di Gino Paoli, non a caso entrambi sono di Gino Paoli. Un'altra canzone, secondo me, bellissima è Azzurro, cantata da Celentano, ma in realtà scritta da Paolo Conte. Oppure, che ne so, adesso ce ne saranno decine di altre, non so, Yesterday dei Beatles, oppure Something, sempre dei Beatles. Oppure, se prendete la grande musica americana, Stardust, ci sono delle canzoni che sono belle per tanti motivi. Dopo qui chiederò conforto a Livi, non solo perché mi ricordano la mia giovinezza, non credo che sia quello. Credo che queste canzoni sono belle perché è come in un matrimonio ben riuscito, le due componenti si incastrano perfettamente, cioè il testo, le parole e la musica. Gli americani dicono con un po' di presunzione lyrics, cioè noi diciamo testo, oppure fino a qualche anno fa si diceva parole, paroliere, no? Mogol è un paroliere, va bene. E questa canzone è sempre inseguita dal personaggio che dice io, ma non è che sta lì per venire, sta lì per nascere, e forse, se ho capito bene, è sul punto di nascere nell'ultimo capitolo. Però non vorrei rivelarvi il finale, perché secondo me questo qui è un libro da comprare, da leggere, anche da comprare prima. Qui mi permetto di dire una stupidaggine mia, ma questo discorso di comprare il libro e di leggere, no? Vero è che in Italia escono migliaia di libri all'anno, ormai siamo sui 80.000 libri all'anno. Vero è anche che si dice che gli italiani sono per metà scrittori e per l'altra metà non sono lettori. Però, santo Dio, bisogna anche leggere i libri. Cioè, secondo me, uno non può fermarsi ai classici. Mi rendo conto che praticamente, avanzando negli anni, uno dice basta, ritorno al mio Omero, ritorno a Dante. Però è un giochino pericoloso, perché vuol dire ammettere proprio in maniera definitiva, mettere un timbro sulla propria vecchiaia. Cioè, non mi interessa più niente, è sbagliatissimo. Secondo me bisogna continuare a leggere, secondo me. Allora il mio meccanico, che anche lui è un caro amico, perché ogni anno, allora, essendo oramai lo frequento da 30 anni, cambiare le gomme d'inverno, gli ho detto, guarda, è uscito il mio romanzo, così. Ah, ma lui chiaramente, ah, tanto bene, leggi, avrò tempo da leggere. Dopo qualche anno dico, guarda, è uscito un altro libro. Ah, ma tanto bene, leggi. Dopo io... Il discorso del dialetto è sempre un po' pericoloso, perché da una parte è ruffiano, dall'altra parte però mi fa anche un po' arrabbiare. Allora l'ultimo libro, dico, guarda, è uscito a Renaria, dice, ma tanto me la legge, dico, ma tanto la legge, tanto comprare. E lui ha detto, t'ha ragione. Allora ha comprato il libro, lui fa il meccanico, io credo veramente che non abbia tempo, e l'ha messo lì su, non so se avete presente, i treni delle gomme antineve, è una specie di torre di Pisa. Prima ci sono quattro gomme da SUV, poi ha messo il libro lì. Quando i clienti vanno a cambiare le gomme, ci vuole un'oretta, ci vuole un po' di tempo. E lui dice, oh, cioè, mi hanno detto tutti che bello, dico, ma l'hai letto? Dice, no, a me hanno tempo. E praticamente l'ha fatto leggere ai clienti. Quindi questo libro, secondo me, va letto, va acquistato, chiaramente. Ma io vorrei chiedere alcune cose a Roberto, però magari io darei prima la parola a lui, poi dopo gli faccio delle domande, perché l'ho letto con attenzione due volte, mi sono anche segnato un sacco di cose. Io non so se vuoi parlare un po' tu, se no... Tutto per ringraziare Paolo. Dai ragazzi, no, ci conosciamo tutti. Ci conosciamo tutti, no, però davvero, averlo letto due volte già, no, perché Giovanni neanche una ancora. Cioè, Giovanni ancora deve aver finito, no? Ancora, la tolgo, dici?
No, Giovanni ancora no, però siccome Giovanni pensa, dovete sapere che mi ha regalato il primo libro della mia vita, primo libro di narrativa, no? Quindi era America di Kafka, me l'ha regalato, che ancora non era un libraio, cioè eravamo amici, siamo incontrati, no? E mi ha prestato, no, non è che me l'ha regalato, me l'ha prestato, che era del padre, me l'ha prestato e dice: guarda, secondo me te dovresti leggere un libro, perché te sei una persona intelligente, dice, però peccato che sei ignorante, no? Mi ha detto così, con un giro di parole, però me l'ha detta questa cosa. E allora mi ha detto: guarda, te dovresti secondo me leggere, io ho letto America di Kafka, quello è stato il mio primo libro di narrativa, che ho letto. Quindi voglio dire, Giovanni, insomma, sono qui per me nel tempio proprio della letteratura, si può dire. Poi per me Paolo è lo scrittore, cioè se io devo pensare uno scrittore per me è lui, no? Perché è che dopo invece arrivo io invece che sono falegname, cioè tutta un'altra cosa purtroppo. E mi è capitato così per una serie di motivi di scrivere, insomma, mi è arrivata questa passione che ormai sono 10 anni fa, no? Che mi è arrivata, che era avevo 43 anni, quindi sono trascorsi 10 anni e ci sono arrivato dopo tutta una serie di fallimenti, cioè non è che io subito ho cominciato a scrivere, io non so, sentivo il desiderio di esprimermi in qualche modo, no? Però ho cominciato con dei modi completamente diversi, cioè non so, tipo ho iniziato con la pittura a olio, no? Pittura a olio, poi sono passato, ho provato l'acquerello, ho provato il carboncino, no? Poi naturalmente ho provato con la musica, sono andato da un maestro proprio, come c'è scritto, per studiare musica, contrappunto, composizione, musica moderna, musica classica, no? A me sembrava di fare delle cose interessanti, no? Però il problema è che le persone che ascoltavano, che vedevano questi acquerelli, cioè non me l'hanno mai richiesti degli altri, cioè non è che nessuno mi abbia mai richiesto un'altra acquerella, un'altra composizione, no? E quindi insomma la cosa moriva lì. Mi è successo di leggere invece dei miei racconti scritti così in prima persona di fronte ad un uditorio, cioè una decina di persone, e in quel caso invece le persone, ho visto che mi seguivano, cioè che mi seguivano, ridevano, commentavano questi racconti, cioè per me è stata una grande emozione questo fatto. E quella è stata la spinta, dice, ma stai a vedere che sono capace di scrivere, no? Cioè di raccontare. Questa è stata una sorpresa anche per me, insomma, 10 anni fa. E quindi da lì ho cominciato, è venuto fuori il primo libro, poi adesso il secondo, cioè quindi diciamo in 10 anni sono riuscito a scrivere due libri. Niente, come dicevi giustamente tu Paolo, appunto il protagonista qui è proprio uno che fa questo mestiere durissimo, cioè quello del ristoratore, cioè lui è il ristoratore perché gestisce una trattoria, no? Esiste una trattoria che ha ereditato dal padre come attività. E si ritrova quindi a fare un mestiere che dicono sia il più faticoso del mondo, no? Cioè, dicono che il mestiere del ristoratore, in particolare lui lo fa da solo quasi, no? Cioè, praticamente lui fa sia il ragioniere, il cameriere, il barista, praticamente riesce a fare quasi tutto da solo, c'è solo due aiutanti, quello aiutano un po' in cucina, però... Però ecco, fa questo mestiere faticosissimo senza avere la vocazione, cioè lui non ha la vera vocazione per fare, cioè si è ritrovato per una serie di circostanze a dover fare questo mestiere, cioè lui che ha ereditato dal padre, però ecco, in realtà fa una fatica enorme. Perché? Perché lui odia la gente, no? Cioè questo per un cameriere o un ristoratore odiare la gente è, diciamo che è proprio il primo segno, no, di aver sbagliato mestiere completamente. Odia la gente perché? Perché la gente gli lascia delle brutte recensioni, no? Adesso c'è questa usanza di lasciare su internet, su Google o su TripAdvisor, no? delle recensioni che spesso sono negative, cioè spesso la persona che mangia bene non scrive niente, ma la persona che ha un piccolo problema è subito, no? ti taglia giù con una recensione negativa, ti mette una stelletta e poi subito si sente in vena di dover descrivere tutte le cose che non sono. Ogni volta che lui riceve una recensione negativa, lui sta male, cioè la prende come un'offesa personale, quindi non ha quella corazza tipica del ristoratore che riesce comunque ad andare avanti, no? Cioè lui proprio ci rimane male, sta male e odia sempre di più la gente. Odiando sempre di più la gente succede che serve del cibo sempre più scadente, cioè ormai si è ridotto a servire soltanto dei piatti surgelati, cioè non cucina più niente di fresco, ma solo piatti surgelati che gli arrivano in bancali da 500 porzioni, no? Li mette nel congelatore e poi li scongela nel microonde. Praticamente succede che naturalmente i clienti si arrabbiano per questo, perché il cibo è scadente e le recensioni sono sempre peggiori. Ecco, quindi diciamo che apparentemente lui non ha più nessuna possibilità di uscire da questo vortice dove è finito, cioè quello di un mestiere che fa senza avere nessuna voglia di fare, è chiaramente un mestiere che si fa contro la propria volontà. Può andare solo male, insomma, no?
La stessa cosa succede con la moglie, no? Mi diceva pure, anche con la moglie il rapporto purtroppo è compromesso, perché la moglie è sempre lì a giudicarlo, no? Anche lei con i suoi clienti è sempre a dare dei giudizi negativi. E quindi di conseguenza, mentre la moglie è una donna, diciamo, istruita, perché lei è una paleontologa, una donna che ha potuto studiare, che ha affascinato il protagonista proprio per via dei suoi studi, del fatto di essere una scienziata addirittura. Invece il nostro protagonista è rimasto un semplice cameriere, per una serie di motivi non ha potuto studiare. Ecco. E quindi è continuamente bersagliato dai giudizi negativi di questa donna, che gli rimprovera di tutto, no? Gli rimprovera di non avere amici, di non mettere impegno nel suo lavoro, di non avere delle passioni. Ecco, ma la cosa più grave di tutte che gli rimprovera è proprio quella di non avere desiderio. No? Cioè lei l'accusa secondo me gravissima, cioè la rimprovera, dice: tu non desideri, ma non soltanto me, cioè non soltanto me come donna, ma non desideri proprio nulla, cioè non hai ambizioni, non hai, no, è così, insomma. Se vuoi dopo ti leggo un pezzettino, se quando vuoi. Prego. Cioè, quello che secondo me dovrebbe essere chiaro, io di musica so poco, qui c'è questo tema continuo della musica, della canzone, io volevo far sentire due pezzolini, però il problema vero per me è che questo qui è un libro scritto bene. Quindi il problema, secondo me, importante, cioè va sottolineato il problema della lingua. Però se posso rubare due minuti, vorrei far sentire. Adesso qui a un certo punto... Te la mettiamo su adesso. Ah, sì, sì. No, ci sono due canzoni famose, ma dire canzone è sbagliato, perché praticamente il pezzo è un pezzo arci noto di Chopin, che scritto con una parola francese, che io non lo so dire in francese, comunque deve essere Tristesse. Opera 10, non mi ricordo, Mi maggiore. Cosa succede? Che uno dei personaggi del libro, per me simpaticissimo, che è la figura paterna del personaggio che dice io, praticamente di mestiere fa il camionista, ma in realtà non vuole fare il camionista, vuole mettere su un complesso musicale, così, un ristorante, una trattoria con musica. E la canzone che per cui stravede si chiama, e qui c'è un gioco di umorismo tipico del nostro autore, si chiama Tristesse, ma lui lo pronuncia come in molte zone qui dell'entroterra pesarese, la Z, la sibilante Z, viene con un fenomeno, si chiama lenizione, bla bla bla, viene pronunciata con S, per cui Tristesse lo prende per tristezze, il locale si chiama La Luna nel Pozzo, ma la pronuncia è La Luna nel Pozzo. E mi ricordo anche a scuola certi alunni che venivano dall'interno: prof, vuole un pezzo di pizza? No, grazie, la pussa, eccetera. Cioè, tipico, non è un difetto, per me è un pregio di questa pronuncia, di questa zona qui. Questo pezzo meraviglioso, che se si può sentire, vorrei far sentire, dopo io poi, sì, prima sentiamo, ma pochi minuti, tanto lo conoscete tutti meglio di me. Cioè, capite, se è una musica celestiale, che come dice l'autore, e anche come dice, perdone, il protagonista, ci fa venire la pelle cappona. Io dico pelle cappona come pesarese, lui dice due o tre volte nel libro una canzone che ti fa venire le carni cappone. Da questo brano musicale poi è stata tratta una canzone famosa anche questa, che si intitola È triste il mio cuor senza di te. La prima registrazione di questo pezzo famoso è del 1944, quindi siamo ancora in tempo di guerra, e l'esecutore si chiama Natalino Otto. Adesso voi, i giovani, non si ricorderanno, ma era un grande cantante che furoreggiava negli anni 50 a Sanremo con la moglie Flo Sandons, famosa, eccetera, eccetera. È triste il mio cuore. Questa romanza poi la trovate su internet, anche cantata chiaramente meglio di Natalino Otto, cantata da José Carreras,
oppure cantata da Di Stefano. Non so se si può sentire un attimino, solo un attimo solo, perché cioè le note sarebbero quelle, ma la resa. Capite che c'è un po' di differenza, però la musica è... La chitarra è di un signore famoso all'epoca, famoso maestro di chitarra, aveva dei manuali dove si studiavano, dove i ragazzotti come me studiavano, vabbè, comunque, si può anche... Allora, io vorrei chiedere appunto, se posso, all'autore che cos'è per lui una canzone, cioè perché io non sono sicuro di avere una definizione. E poi volevo, magari subito dopo, sì, meglio dare la parola a Roberto, io vorrei sottolineare l'umorismo che c'è in questo libro, che è un umorismo molte volte tagliente. Io chiederei solo per te che cos'è una canzone, se mi può fare degli esempi, perché a volte ho come l'impressione che gli esempi che qui ci sono, cioè c'è una canzone famosa Copacabana di Barry Manilow, cioè non ho capito bene se è vera la citazione o è così ironica che potrebbe sembrare non vera, insomma, ecco. Non so però. Sì, sì. Ma guarda, per me la canzone è proprio la forma musicale la più semplice, no? Perché è formata da un ritornello, da una strofa e un ritornello. No? La canzone più semplice, quella per esempio di Sergio Endrigo, no? Fatta, è composta di quattro battute più quattro battute che si ripetono due volte. No? Non so come. C'è gente che ha amato mille. Quella, quattro battute più quattro, grande capolavoro, bellissimo. Qualcosa di. Secondo me, a me fa pensare più che altro ad un'opera d'arte che è indiscutibile, ecco, no? Cioè a differenza di tutte le altre forme espressive, quindi non so, possono essere la letteratura, la scultura, la pittura, dove bene o male si possono sempre mettere in discussione, no? Anche la poesia secondo me si può mettere in discussione, no? Persino l'infinito di Leopardi, qui potremmo avere qualcuno che ci dice guarda in fondo sì, però Stermocolle, boh, non lo so, sì, cosa vuol dire, cioè, secondo me si può discutere tutto, ecco. Una canzone come quella di Sergio Endrigo, quella in particolare, secondo me non si può discutere, cioè è qualcosa che arriva al nostro cervello, all'interno, no, delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni, passando per qualcosa che non è la ragione. Cioè ci fa venire le famose carni capone, proprio per quello. Cioè anche se tu hai dei pregiudizi verso un autore, no? ci può essere ad esempio un autore che ti è antipatico, no? A me è antipatico ad esempio Elton John, no? Io Elton John non lo sopporto, no? Perché è uno spendaccione miliardario, no? Viziato, spende 100.000 euro al giorno, lui se ne vanta, no? Di questo fatto, no? Però quando lui ti attacca al pianoforte, it's a little bit fun, ecco, ti vengono le carni capone, niente da fare. C'ha ragione, in quel momento c'ha ragione lui, non lo puoi discutere. È una cosa talmente bella quella canzone che ha scritto e molte altre che ha scritto, purtroppo c'è un dono di natura che tu non puoi discutere. E secondo me questo protagonista, dal momento che ha questa enorme passione, questo desiderio, no, di scrivere una canzone, secondo me lui va proprio alla ricerca di questo, cioè sta cercando di scrivere qualcosa che sia talmente bello, no? Lui ha già scritto le prime quattro battute, gli mancano le seconde quattro battute di questa canzone. Lui vorrebbe scrivere qualcosa che sia talmente bello da non essere, da non potersi più giudicare. Con lui che soffre tanto del giudizio della moglie, dei suoi clienti, no? Di questi, no? Lui dice, vorrebbe scrivere qualcosa, ma non per diventare famoso, ricco, miliardario, no? Questo in fondo non gli interessa, no? Lui dice, io vorrei scrivere una cosa, cioè una cosa che sia talmente bella da non poter più essere giudicato, cioè qualcosa, ecco. E quindi per me la canzone è questa, è una forma, diciamo, una forma d'arte perfetta. Da questo punto di vista è una forma d'arte perfetta. E c'è la questione, come dicevi tu, di questa passione però che gli deriva dal padre. No? Il padre che era un suonatore dilettante di sassofono, dice a un certo punto suonava il sassofono come se fosse una zampogna meccanica, cioè non aveva musicalità, però aveva una passione tale per la musica
che alla fine arriva a mettere su una, a comprare una baliera pur di poterci suonare, no? Questa è una cosa molto comune ai musicisti. I musicisti farebbero qualsiasi cosa pur di potersi esibire. E quindi, diciamo, tutta la storia, il romanzo parte proprio da questo locale, no? La Luna nel Pozzo, che un tempo è stata una baliera e che invece ai tempi del racconto si trasforma in una trattoria. Se vuoi ti leggo un pezzettino, guarda, così magari c'è questo, mi dai questo, guarda. C'è tanto una firma. Dopo. Sì, dopo te lo restituisco, ecco qua. Ecco, adesso vi leggo praticamente la descrizione di un momento dei tempi della balera, no? Una serata, le serate danzanti si svolgevano il sabato sera. Ogni sera sembrava fiacca all'inizio, poi verso le 9 mio padre diceva a Silverio di lasciar libera l'entrata, che tanto ormai l'ispettore della SIAE non sarebbe più passato. Così di colpo la sala cominciava a riempirsi di contadini che spesso avevano ai piedi gli stessi scarponi usati per andare nei campi. Bisognava spingere i tavoli agli angoli per lasciare spazio alla pista da ballo. A quel punto si cominciava a ballare sul serio. Mio padre, per dare il via alla serata, ogni tanto urlava qualcosa al microfono, per esempio: «State allegri, ragazzi, divertitevi più che potete!» Sì, perché è vero che adesso le cose non vanno tanto bene, ma tra un anno andranno peggio di sicuro! E tutti urlavano: «Bravo, è vero, bravo!» Intanto ballavano, urlavano e bevevano, e più bevevano e più ballavano, e più ballavano e più avevano sete. Il barista Silverio 9 volte su 10 serviva vino rosso in bicchiere. Ogni tanto poteva capitare di vedere un cliente presentarsi al balcone del bar per chiedere una bottiglia intera di whisky. Si capiva che voleva far bella figura. Chiedeva una bottiglia di una marca qualsiasi, l'importante è che costasse tanto. Quando Perfor, il batterista, iniziava a sbagliare i tempi, voleva dire che era ubriaco e che ormai la serata era arrivata al massimo. Ci voleva tutta l'esperienza di Uveglio, il fisarmonicista, per far quadrare i finali. Verso le 11 si accumulava tanta di quella gente che non si riusciva a respirare. Le donne si toglievano lo scialle, gli uomini si toglievano la giacca, si sbottonavano la camicia. A forza di girare, i ballerini sudavano come i cavalli e anche se erano stanchi i morti, continuavano a girare. Con una precisione, una serietà, un senso del dovere che si potevano capire in anticipo le traiettorie. Ogni tanto, per arrivare ai tavoli, urtavo con lo spigolo del vassoio contro la mano di un ballerino. Bottiglie e bicchieri finivano sul pavimento. Il ballerino lasciava penzolare la mano colpita, si lamentava, mi urlava qualche rimprovero, ma nonostante il dolore continuava a girare. Il ballo non si poteva fermarlo neanche per un momento. Finita la 30ª polca, quando la confusione era ormai diventata insostenibile, mio padre faceva un segno con la mano a Perfori come per dire: «Vai piano!» Quello era il segno convenuto per comunicare al batterista che era arrivato il momento di suonare lo slow. Lo slow era sempre lo stesso, Le tristesse di Chopin. Per ballare lo slow le coppie si prendevano nell'abbraccio, anche le due sorelle si abbracciavano. La gente sembrava che piangesse, tant'era sudata. Mio padre suonava contento, le ordinazioni si fermavano. Mia madre si affacciava dalla cucina con la faccia distrutta e, guardando mio padre suonare così contento, mormorava: «Che passione!» Allora io capivo che tutti i sacrifici per mettere su il complesso, tutte le spese per comprare il locale, tutte le fatiche di mia madre in cucina, tutto serviva a far suonare mio padre Le tristesse di Chopin, che era la sua passione. Il problema appunto del romanzo è che praticamente la lingua è di una precisione quasi chirurgica, c'è un'ironia molto amara secondo me, di cui vorrei farvi qualche esempio velocissimo. Tenete presente però che, a parte questo episodio, diciamo, che si riferisce al passato, il narratore sceglie, cioè fa una scelta anche un po' rischiosa, perché narra, sceglie l'indicativo presente. Quindi i capitoli, tranne qualche frammento come questo, sono quasi tutti, come dire, io adesso, i fatti avvengono adesso, io sto scrivendo la canzone, io litigo, cioè il personaggio che dice io, naturalmente, il personaggio che dice io sto litigando con la moglie numero uno, forse si sta innamorando della compagna numero due, e qui e adesso. Però ci sono quasi ad ogni pagina delle battute che uno dice: ma guarda la miseria, cioè bisogna stare molto attenti, perché è un'ironia veramente. Vi faccio qualche esempio.
l'incipit di un capitolo, solo due o tre righe. Io e la gente abbiamo litigato tanti anni fa e ormai non ho più speranze di far pace. Punto. Delle volte penso alla fortuna immensa di chi lavora da solo. Un lavoro qualsiasi, basta che sia da solo. Io invece sono qui con il mio mal di piedi, tra i lamenti della gente. C'è proprio una condanna, ma viene da ridere, perché uno... Oppure, quando si parla di questo libro, di questa canzone famosa, il padre che è innamorato di questo pezzo, Tristesse di Chopin, no? Sto toccando Chopin. Le tristesse di Chopin, dice il babbo, che bella canzone, quanto mi piacerebbe averla scritta io. È proprio bella, eh? Chiede al figliolo, che è il personaggio che dice io. Bella sì, ho risposto io. Allora lui mi ha chiesto, ma dimmi un po', secondo te, chi è che l'ha scritta Le tristezze di Chopin? Io lo sapevo, perché il personaggio che dice io a volte è un po' anche perfido. Perché sullo spartito c'era scritto Tristesse. Romanza tratta dallo studio per pianoforte numero 3, opera 10, in Mi maggiore, di F. Chopin. Però siccome ci tenevo a far dispetto a mio babbo, gli ho risposto, non lo so babbo, non lo so babbo, mi dispiace. Ferocia ironia. Oppure, qualche riga più avanti, c'è una frase fatta per cui si dice che l'intestino è il secondo cervello, cioè chi ha mal di pancia di solito risente di qualche problema che ha, che ne so. Allora dice, tu vuoi ridurre ogni male al mangiare, le cose sono più complicate. Tutto parte dalla testa. Lo sai o non lo sai che il cervello è il secondo intestino? Capovolta, capiriola. Io ho fatto un momento di cacchio, fammi un po' segnare. Oppure, ne faccio un altro esempio, ma ce ne sono tantissime. Il maestro di musica, a un certo punto lui va dal maestro di musica, io vado al personaggio dal maestro di musica, il quale gli dice, allora hai da scrivere? Sì, c'hai la penna, certo. Scrivi, i due più grandi melodisti della storia sono stati Mozart e Battisti. Lucio, ci hanno lasciato una quantità di melodie impressionante. Io sono d'accordo, metterei anche qualche altro nome, perché vabbè, lui prima però ha citato Endrigo, Sergio, che qui non compare. Poi il maestro gli dà un consiglio, cioè, tu vai alla messa delle 10:30, non mi ricordo, alla chiesa XY di Pesaro, stai a sentire quelle canzoni lì, quelle canzoni di solito sono accompagnate dalla chitarra, dai giorni. E poi praticamente dice, quello è l'esempio che tu non devi seguire, queste chitarrate mostruose. Oppure, sempre quando devi andare in chiesa, dice, tu guarda, dice, apri gli occhi, dice il maestro, dice, tu vai alla chiesa, fa attenzione allo sguardo di Don Marzio. Don Marzio è un prete intelligentissimo, quindi sa bene che Dio non esiste, però Don Marzio sa anche che al momento di elevare il calice, affinché lo Spirito Santo si materializzi nel vino, in quello spirito bisogna pur crederci. Infatti Don Marzio ci crede, capisci? In quel momento lui decide di crederci e ci crede davvero. Cioè, sono pagine di una, non so, taglienti anche a volte. Rito la parola perché devo raccogliere un attimo quel foglio. No, io ti ringrazio tanto Paolo, spero quindi le due letture, insomma, diciamo, cioè il libro ha tenuto anche la seconda lettura, questo perché è la cosa più difficile secondo me per il libro, è così, insomma. Devo dire, tutti i personaggi presenti qua, no? Forse, ecco, secondo me la forza di questi personaggi sta nel fatto che io li ho incontrati veramente, no? Cioè tutti i personaggi sono reali, io non li ho inventati, anche perché non sarei capace, dico la verità. Cioè io ho inventato la storia, no? La storia dall'inizio alla fine è inventata. I personaggi no, cioè i personaggi bene o male mi è capitato sempre di incontrarli, no? Sono persone con cui magari ho anche scambiato poche battute, no? Anche soltanto li ho visti un momento, ecco. Però è stato quel momento, quell'incontro che non so, a me mi fa venire voglia di raccontarli, no? Quindi diciamo, questo è l'aspetto fondamentale secondo me di questa. Per esempio, non so, il protagonista, a me è capitato veramente, cioè, di entrare in una trattoria, era dell'entroterra qui a Fossombrone in particolare, era una sera lì, un mercoledì sera, ero lì per lavoro, no? Dovevo entrare per
per mangiare, insomma, e non riuscivo a trovare un posto aperto, no? Perché adesso fosse ombrone, la sera purtroppo è un po' tutto chiuso, no? Così. Allora vedo una lucina in una trattoria, dico, boh, adesso provo qua, entro e vedo un signore seduto lì al tavolo che faceva dei conti, no? E io dico, scusi, dico, si può mangiare qualcosa? E io l'ho visto, questo qui proprio mi ha guardato in faccia e mi ha detto, no, non chiede, porca. No? Cioè, l'ho visto proprio, come dire, no, ma guarda questo, proprio, ma me, dove, no? Cioè, tanti posti, no, che potevo andare. Cioè, io quello l'ho capito subito. E io, quando sono entrato, io ho capito la situazione, no? E ho detto, dico, adesso ormai cosa faccio? Esco. Allora dico, no, non importa, ma ormai ero entrato, cioè non potevo uscire, capito? Lui ormai mi aveva fatto entrare, non poteva mandarmi via. E quindi si è creata una situazione lì, che, ecco, io ho capito che questo insomma non c'aveva voglia. Allora ha preso la mia la comanda, io quello che gli ho ordinato, e ho sentito che è andata in cucina, l'ha detta ad alta voce, no? Ha detto, ah, una pizza per il tavolo, no, c'ero solo io ovviamente, no, per il tavolo, no. Però ho capito che in cucina non c'era nessuno, c'era solo lui, no? Che ha cucinato tutta la cosa, no? Per me apposta. Allora, l'ha cucinata e me l'ha servita al tavolo, no? L'ha servita, dice, come per dire, adesso basta però, adesso vai caldo, prendere. Finito questo, cioè, capito, ho mangiato lì da solo, esco e vedo che non c'era scritto cedesi attività, no? Ovviamente, cioè, era, si capiva che era proprio alla fine, no? A me questo personaggio, dico, guarda, no? Cioè, questo qui cos'è? Un perdente, no? Cioè, è un perdente, un disgraziato, però allo stesso tempo è anche un eroe, cioè, mi ha dato anche l'idea dell'eroe, di questo che resiste lì in un paese, no? Come fosse un brone, no? A tenere su questa attività tutti i giorni, aprire, a pulire, a dare allo straccio al pavimento, comprare gli ingredienti, cucinare, cioè c'è qualcosa di eroico e allo stesso tempo di tragico, insomma, in questo personaggio, dai, e questo mi è venuto a voglia di raccontarlo. Poi dopo succede che in un angolo di questo locale c'era un ripiano, un rialzino con sopra c'era la chitarra elettrica e l'amplificatore, no? Per un tempo, io penso, passa trascorso, in cui veramente si faceva anche della musica dal vivo in quel posto, ma anni prima. E da lì, ecco, mi è venuta voglia di raccontarle il personaggio, non so. La stessa cosa, per esempio, è Silverio, l'aiutante. No? Silverio è un personaggio che io ho conosciuto realmente. Questo personaggio, in pratica, cioè, è una persona sfortunatissima. No? È sfortunatissima perché, anzitutto, Porretto soffre di una malattia cronica. È una persona che non è mai riuscito a mettere su una famiglia. È una persona che vive da solo, con la madre. Cioè, comincia ad avere degli anni, superati i 50 anni, vive ancora con la madre. Insomma. Ha tante disgrazie nella vita, non riesce a trovare più un lavoro. Cioè, però è sempre lì a ringraziare il Signore. Cioè, ogni due parole dice, io ringraziando il Signore, no, devo dire che oggi va un po' meglio rispetto a ieri, che sono stato male, no? Spero, cioè, grazie Signore, no, e ti verrebbe voglia di dirgli, ma c'è cosa c'è da ringraziare a te Signore, che sei una persona così disgraziata, no, in fondo. Io, ecco, quindi sono tutti personaggi che, è come se avessero dentro c'è una contraddizione, no? Una contraddizione che però ti viene voglia di raccontare, di narrare, senti che comunque meritano di essere raccontati. Poi naturalmente, ecco, se io li raccontassi così come sono, come li ho incontrati, forse non avrebbero molto senso, ci verrebbero due righe, no? Sì. Come sto facendo adesso, tre righe e si finirebbe lì la storia. Però messi assieme, no, uno con l'altro, poi alla fine, capito, misteriosamente si crea una storia, no? Si crea una storia. Per esempio Quercia, no? Quercia è lo stesso, un personaggio terrificante, molto negativo, un personaggio terrificante, no? Perché proprio è opportunista, è una carogna, una persona, ecco, che è spregevole da tutti i punti di vista. Che però, ecco, dedica tutto il suo tempo, lui siccome vive di rendita, comunque dedica tutto il suo tempo disponibile a fare il volontario della Croce Rossa. No? Dico, ma porca miseria, io questo l'ho conosciuto, questo personaggio, ma com'è possibile? No? Dico, perché mai uno come lui, con la sua mentalità, no? Magari un po' di destra, un po' proprio spietato nel suo rapporto con le donne, nel suo rapporto con la... Però il suo tempo libero lo dedica a fare il volontario, ecco, anche questa è una cosa strana. Oppure non so, l'Agnese, no? La donna, diciamo così, quella che a un certo punto diventa la donna del desiderio, questa donna che ha già due figli, che non ha tempo proprio per vivere, no? Perché c'ha due figli piccoli da badare, il marito è in carcere, no? Quindi lei è da sola a badare questi due figli e c'è un lavoro di 8 ore al giorno che non le lasciano proprio il tempo di vivere, non lasciano mai, ma il suo più grande e unico desiderio è quello di avere un terzo figlio, no? Terzo figlio, no? Da Quercia, potrebbe essere anche da un altro, cioè lei vuole avere un terzo figlio, no? E lei, questa cosa, anche a me è capitato di incontrare una persona così, ma com'è possibile una cosa simile, no? Io, sarà che io non so i figli, no? Io non ho avuto
Trinum è perfetto, sarà anche perfetto, però quando non ce la fai già con due, no? Hai capito? No? Cioè, capito? Quando già sei in affanno con due figli, come fai ad avere il tuo più grande desiderio, il terzo figlio? È una cosa per me incomprensibile. Io non lo so spiegare, ecco, però mi viene voglia di raccontarlo, capito? Quindi questo è un po'. Se volete chiedere qualcosa a Roberto, io volevo solo aggiungere una cosa, perché mi sono preso degli appunti, perché è giusto così. Allora, il personaggio che dice io, come poco fa ha accennato Roberto, sarebbe un perdente, no? Questa parola io non mi piace per niente, perché prima di tutto viene presa malamente dalla cultura americana, il loser, no? Il perdente. Io amo l'America, però voglio dire, se dobbiamo prendere dall'America, per dire, la cucina, facciamo un errore, perché noi italiani, no? Cioè, la cucina nostra è mille volte meglio della cucina americana. Cioè, certamente dall'America possiamo prendere, non so, l'idea di una democrazia in cui ci sono dei poteri che bene o male si controllano, insomma, ma andare lì a copiare proprio queste parole come i pappagalli, loser, il perdente, che poi è un concetto che purtroppo è passato anche molte volte in tanti ambienti, per cui c'è il loser, cioè the winner is, vabbè, il vincitore, e poi dal 2 in giù sono tutti loser, ma non è possibile, nella letteratura, nella pittura, non so, in tutte le attività, è possibile che ci sia solo Michelangelo per la scultura? Non è possibile. Io anche a scuola cercavo di spiegarlo. Cioè, non è possibile che, cioè, non so, Pesaro, un personaggio positivo sicuramente, Scavolini, che ha fatto giustamente successo, ha fatto i soldi, persona bravissima, e tutti gli altri sono dei loser. È una stupidata. Nella letteratura del Novecento, invece del loser, spesso voi trovate, abbiamo trovato tutti, come nella narrativa, la figura dell'inetto, l'incapace, quanti romanzi. Quindi se non do fastidio, volevo chiedere a Roberto, senza fare però le battutine, cioè, quali sono i suoi modelli? Perché prima Giovanni diceva Kafka, chiaramente America, per carità. Volevo chiedere se ha degli autori di riferimento. Dico una cosa privatissima, l'altro giorno mi ha fatto un regalo per me preziosissimo, Roberto. Cioè, mi regala un librino che io ho cercato per anni, ma non l'ho mai trovato, e lui non sapeva che io l'avevo cercato. È il primo libro in assoluto pubblicato da Raffaello Baldini, il poeta che io adoro. Lui l'ha pubblicato da un tipografo di Imola, come fosse Nobili a Pesaro, che si chiama Galeati. E questo libricino io l'ho cercato su Amazon, ma ho visto che costava delle cifre assurde, perché è una chicca, tipo 500 euro. Io spero sinceramente che tu non abbia speso questa cifra, perché comunque no. Non te lo ridò. Perché è incredibile, no. Questo libro di Baldini contiene una dedica anche qui molto significativa, perché vuol dire che qualcuno si è liberato di una biblioteca. Libro di Baldini, con autografo di Baldini, che dice a Giuseppe Pontigia molto cordialmente, Raffaello Baldini. 78, 77, quando esce il libro. Questo libro qui lo trovate come prima parte nel primo libro in Audi di Baldini, che si chiama La Naiva, in cui finalmente in Audi apre gli occhi e capisce che Baldini è uno dei più grandi poeti della seconda metà del Novecento. Però il primo libricino io non l'ho trovato più, e lui me l'ha regalato. È incredibile. Mi ha commosso, insomma, questo regalo, ecco. Va bene. Me la sono cavata con poco, in realtà è stato un colpo di fortuna, non so. Sono contento, come si pensa. È così, no? Allora, riguardo gli autori, ma guarda, io direi tutti. Io ho avuto questa sfortuna, no, di avere una carriera scolastica purtroppo irregolare, nel senso che si è interrotta bruscamente alla terza media, no? Cioè, per una serie di motivi, diciamo, legati a delle mie difficoltà con la lettura, con l'attenzione, così. Io
ho iniziato il liceo scientifico, 3 mesi, no? E poi dopo tre mesi proprio non ce la facevo, mi sono reso conto che, capito, le fatiche che facevo alle medie, proprio al liceo, si erano proprio moltiplicate. Cioè, tant'è vero che dopo tanti anni io ancora continuo a sognare la notte, no? Di essere lì al liceo, no? Quei 3 mesi, capito? Lì che devo, oddio, devo riuscire a, no? E non riesco a seguire il professore. No, ma non riesco a seguire il professore, io praticamente avevo delle difficoltà. A quel tempo non c'erano gli insegnanti di sostegno, ovviamente, non esistevano ancora, parlo di più di 40 anni fa, insomma, 40 anni. E quindi io praticamente dico, cazzo, ma non sono stupido io, dico, niente, devo, no, ma purtroppo è andata così. Quindi io ho ricominciato a leggere i miei primi libri attorno ai 19 anni, diciamo 20 anni, le prime cose, no? E appunto ho letto L'America di Kafka, come vi ho già detto, no? E poi insomma tanti anni. E lì per me è stata una grande scoperta, il fatto, cioè, di trovare delle persone che mi facevano, no, che pur se fosse, nonostante fossero già morte da molti anni, però mi facevano sentire meno solo, cioè, capito? Alcuni pensieri che avevo in testa li ritrovavo nei libri, certo. è stato un contatto, per cui diciamo tutta la parte legata, diciamo, alla quella che di solito è, no, la cultura che si apprende, no, scolasticamente, io proprio l'ho saltata del tutto, cioè non so, per esempio Manzoni, Dante, questi qui, cioè praticamente li ho riscoperti dopo 30 anni, dopo 40 anni. Io per esempio adesso sono un grande ammiratore di Manzoni, no? Ma se io parlo con una persona che ha fatto l'università, spesso Manzoni lo considero un bacchettone, un rompiscatole, il pallone, no? Per me diciamo, ma guarda che i dialoghi di Manzoni, no, sono una roba, cioè, insuperabile. No, mi inviti a nozze, no, è appunto, no? No, per dirti, sono una cosa. Quindi anche io ho avuto questo rapporto qua. Allora, di conseguenza, tutte le cose che ho letto, senz'altro mi hanno influenzato. Però devo dire, ecco, più di tutto, devo essere onesto, mi hanno influenzato i racconti che io sentivo da piccolo, no? Cioè io, perché da piccolo io ho avuto la fortuna, no, negli anni, fine anni 70, di frequentare delle case di contadini dove ancora non c'era la televisione, no? Ancora non si usava proprio. E, per esempio, c'era Spadoni che abitava, mi ricordo, sul San Barto, c'era una casa di contadini proprio senza riscaldamenti, solo col camino, no? Senza la televisione, senza, non so, forse la corrente elettrica, cioè, ma quasi, ecco. E io mi ricordo che si andava lì e l'unica cosa che si poteva fare era parlare, cioè nella stanza c'erano sempre diverse persone, i contadini lì vicino che si incontravano per parlare, e lì venivano fuori dei racconti eccezionali, no? C'erano questi personaggi che parlavano usavano un vocabolario ridottissimo, cioè avevano pochissime parole disponibili, no? Quindi succedevano, però osterie, cioè come sapevano raccontare sta gente, guarda, la roba, sapevano creare dei mondi, no? con le poche parole, cioè loro si aiutavano molto con le mani, come faccio anch'io del resto, no? E ti sapevano costruire delle storie che erano quasi sempre tutte al presente, no? Di solito usavano molto, cioè loro il passato remoto non esisteva, no? Se tu avessi detto andai, no? Ti diceva, dov'è, che cosa hai fatto te, no, quando ho fatto no, invece ecco, tutto al presente, sempre tutto al presente. E in più dopo raccontava delle storie che di solito riguardavano il padrone, no? Di solito il padrone è sempre la storia del padrone, fattore. Il fattore, no? È una storia, no? E per esempio mio babbo lo stesso era bravissimo a raccontare, anche se lui aveva dei problemi nel parlare, no? Spesso lui cominciava un discorso e mia madre li doveva finire, no? Cioè perché non riusciva ad arrivare a trovare le parole giuste. Però era talmente bravo lui a costruire la storia che poi succedeva che il momento più bello della storia era proprio quello in cui smetteva di parlare. Lui, no? Costruiva tutta la storia e poi con le mani ti faceva, è successo questo, state, poi dopo. Te ti immaginavi tutto quello che era successo. Diciamo, quindi se dovessi dire, guarda, raggiungere quel livello lì è impossibile, no? Quella è una cosa che ormai non si può più raggiungere. Però l'idea è così, la fascinazione proprio della parola, devo dire che mi è rimasta moltissimo, cioè quella di attraverso il racconto, no, di costruire una storia interessante per chi l'ascolta, il piacere di ascoltarlo, ecco. Quindi per me è stato quello, diciamo, quindi tutto quello che è il mondo della letteratura accademica, io proprio completamente non ho avuto modo di incontrarlo. E mi è rimasto soltanto, ecco, questo, più che altro, il racconto orale, ecco, quindi la mia radice è quella. Io ti seguo completamente, non so se qualche domanda, se no su questa cosa dell'oralità, io anche sul Manzoni, se volete un piccolo aneddoto scolastico, il gusto dei contemporanei nasce un anno prima, perché ero ai geometri, nel 78, se vi ricordate, l'omicidio Moro,
pochi mesi dopo Sciascia pubblica un libro che si intitola L'affare Moro. Allora io avevo, insegnavo geometri, ero convinto, come sono adesso, che va benissimo leggere Manzoni, però, santo Dio, leggiamo anche gli autori contemporanei, perché non va bene leggere solo Manzoni. Io condivido il giudizio, cioè stravedo per Manzoni, grandissimo figlio di... Ma, però, allora, ho preso un bambinetto lì, avevo le prime, dico, fa favore, scrivi una lettera a Sciascia, lui a mano, ha detto, caro onorevole Sciascia, vorremmo invitarla a scuola a Pesaro, di qua e di là. E lui non risponde a Sciascia. No, il contrario, scusate, ho scritto una lettera a macchina, caro onorevole Sciascia, con l'indirizzo della scuola, e non risponde. A un certo punto mi è venuta un'idea, ho preso un bambinetto di prima e gli ho detto, fa un favore, ricopia questa lettera con la tua grafia di bambinetti, ragazzo di 15 anni. Sciascia era stato maestro. Dopo 3 giorni lui telefona dal Parlamento a scuola. Il preside dice, c'è Sciascia che ti vuole, cosa hai combinato? Praticamente ha accettato di venire a scuola. E in quell'incontro famoso di cui abbiamo un ciclo stilato, lui a un certo punto alla domanda precisa di un ragazzo, dice, ma se lei dovesse buttare via tutta la letteratura italiana, dice, quale autore salverebbe? Lui, Sciascia, parlava lentissimamente, insomma, dice, no, non mi piace questa domanda perché è iettatoria. Però, se dovessi scegliere un nome, dice, io sceglierei Manzoni. Cacchio! Parte l'applauso dei professori in prima fila. Finisce l'applauso, lui, sempre parlando lentissimamente, dice, però io, insomma, alla fine, dice, vorrei spiegare i motivi di questa mia affezione per Manzoni, di qua e di là, perché, dice, io, quando avevo 15 anni, ho avuto la malaria, sono stato 2 anni a casa con la malaria e ho letto Manzoni da solo, senza professore. Purtroppo, a volte, la scuola, che è un lavoro faticoso, non dico come cameriere, ma per me è un lavoro usurante, è un lavoro faticosissimo. Io non so se vuoi leggere qualche domanda, ragazzi. Tanto ci conosciamo tutti. Io chiudo qua. Possiamo chiudere qua, ecco, la trasmissione internazionale. Solo per la trasmissione internazionale. Internazionale. Grazie. È stato un piacere. Quando hai presentato il libro precedente, la prima presentazione.